Antonioli. Mutu, il controllo, attenzione perché va Candreva, Candreva con il destro! Candreva, super gol al 12esimo, il Cesena in vantaggio, che destro di Candreva! Senza nessuno a contrastarla, ha calciato in maniera meravigliosa, palla a scendere. Cigarini, Bonaventura, sale velocissimo da quella parte Peruso, se ne va palla al piede Bonaventura, palla un po' arretrata verso Marilungo e c'è calcio di rigore per l'Atalanta. Fallo su Guido Marilungo, lo ha commesso Rodriguez. Parte Dennis, è il tanque, 1-1 a Bergamo. Ha pareggiato subito l'Atalanta. Palla dentro, il colpo di testa di Eder, attenzione c'è Manfredini che ripropone, dentro Marilungo, Marilungo! Marilungo, 2-1 Atalanta, in due minuti il sorpasso dell'Atalanta. Ottimo il movimento di Marilungo che era da... si è nascosto fuori e poi in maniera fulminea è entrato dentro l'area di rigore e si è fatto trovare pronto. Eder apre bene a destra per Ghezzal, altro cross, Eder di tacco Mutu e questa era una grande chance per il pareggio del Cesena. Peluso può guadagnare qualche metro, avanza ancora Dennis, dentro ancora Peluso, Marilungo, 3-1, ancora Marilungo, la doppietta di Guido Marilungo, Atalanta 3, Cesena 1. È stato il perfetto esecutore Marilungo di un'azione bellissima iniziata con un assist di Dennis al bacio. Padoin, arriva veloce a sinistra Peluso, riceve il difensore di Colantuono. Si accentra Peluso, se ne va, palla sul sinistro, Peluso! Mamma mia che gol di Federico Peluso! 4-1 Atalanta, ma questo è un super gol! Straordinario gol, mamma mia veramente che gol, una sovrapposizione perfetta con Padoin. Padoin gli ha portato via l'uomo, Peluso ha dribblato alla grande all'interno e poi è stato bravo ad anticipare l'intervento di Ghezzal. Palla che arriva in area di rigore, Schelotto e poi la parata di Antonioli con Dennis che non riesce a ribadire in rete, ad un passo dal 5-1 l'Atalanta. L'Atalanta batte il Cesena 4-1. All'ultimo ha sbagliato un gol, ha fatto una gran parata, però va bene lo stesso, l'importante è che si è vinto.